Ma devo dire una cosa, l'8 luglio c'è stato un tornado che ha colpito il Veneto, che ha raso al suolo delle abitazioni. Ci sono centinaia di cittadini veneti, di Mira, Dolo, Pianiga, che stanno ancora aspettando un intervento del governo per dare loro un'abitazione. Hanno perso tutto. Ebbene, il governo riesce a trovare le risorse per dare un'abitazione a tutti coloro che sbarcano nel però nostro consentimi, che c'entra questo di fronte al fatto che a quei veneti non è stato quelli che dato voi volete lasciare in nulla. mare e Lascia arrivano perdere. coi gommoni, stanno lì ad aiutare la Io sto popolazione parlando di un fiorentina, problema che almeno di una riguarda cosa umana, di centinaia di una cosa veneti umana, che e sono senza evviva casa. questi migranti rifugiati che stanno lì a dare una mano ai fiorentini, e magari speriamo che la danno anche ai veneti, che di quei migranti si si trovano sta nella occupando stessa il governo a condizione. tempo pieno, Ma non è, ma delle centinaia di veneti che attualmente una sono cosa senza umana, casa, no? non Esseri si sta umani che occupando arrivano con i nessuno. barconi Quindi i più e deboli sono in utili al questo nostro momento paese, sono gli sono utili italiani, al non i nostro migranti, mi paese e dispiace. speriamo che anche La in verità Veneto dice questo. diano una mano Ma ai veneti a speriamo superare la crisi, e lo fanno tutti i Cento, giorni. Non hanno fatto un po' di niente. umanità, ma ci vuole, no? Risorse stanziate zero, questi qui sono zero. quelli che nei barconi rischiano ogni E giorno non di parliamo morire di e lì stanno alberi, facendo una non cosa parliamo utile al di nostro alberi, paese. parliamo di abitazione rasa al suolo, di persone che hanno perso il lavoro, che hanno perso la casa e non solo l'autovettura e sono abbandonate dallo Stato. Questi questa oggi sono i più deboli, non quei migranti.